Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti terminati del periodo. Allora, non sono tanti, ma siccome io devo fare un mini trasloco, niente, mi voglio togliere di mezzo questi vuoti. Sono veramente pochi, però ho voluto aggiungerci anche alcuni prodotti che a me proprio non piacciono, che non so come utilizzarli e che sinceramente ho tante cose, devo fare appunto questo trasloco e non ho intenzione assolutamente di portarmi questi oggetti che tanto non utilizzo più. Giù nell'info box troverete le review con in cappallini i prezzi dove trovare prodotti, non di tutto ma di buona parte di quello che vi mostro. Allora, parto con un gel doccia terminato della Yves Rocher, questo era quello, il fiore di Thierry. Ne ho utilizzate diverse confezioni, non c'è più, hanno cambiato i pack e le formulazioni, anche un po' le profumazioni di questi gel doccia. Mi piaceva molto, una buona profumazione, un buon gel doccia, ma non si trova più. Poi ho terminato questo sapone liquido disinfettante Fresh and Clean, presidio medico chirurgico, mi piace tantissimo, non è la prima confezione che utilizzo, aveva il pump dosatore che però adesso è in un'altra confezione, quindi niente, non ce l'ha questo qua. Buono, costa poco, lava bene le mani, non le va a seccare e è un prodotto che vi consiglio. Terminata poi questa crema mani di Winnie's Natural, vi ripeto che questa linea non si trova nella grande distribuzione ma solamente in alcune farmacie, parafarmacie, erboristerie oppure online. Hanno dei prezzi leggermente più alti rispetto a quelli tradizionali Winnie's, ma sono di una qualità superiore. Questo era un trattamento mani e unghie, molto idratante, molto buona, buona la profumazione, nutriente, non andava ad ungere le mani, non le appiccicava, certificato ICEA e Skineco. Pau di 12 mesi, mi è piaciuto tantissimo, come mi è piaciuta tantissimo del resto tutta questa linea. Ho provato anche la crema corpo, ho provato la crema viso, tutti i prodotti che mi sono piaciuti un sacco. Terminato poi questa gel micellare di Eco Laboratoire, mi è piaciuto molto, mi era stato omaggiato dall'azienda, una consistenza appunto in gel, un gel molto denso, non mi andava a bruciare o irritare gli occhi o la pelle, non mi andava a seccare, struccava molto bene, rimuoveva molto bene tutto il trucco. Mi piace il fatto che la confezione appunto è piccolina perché è da 100 ml, buono, un buon prodotto, anche questo super consigliato. Poi ho terminato questa maschera per il viso purificante all'aloe, che sinceramente non ho notato questo effetto granché purificante. Questa è di Alverde, l'avevo trovata in un calendario dell'avvento di quest'anno, niente di che. Altro prodotto trovato nel calendario dell'avvento però di Balea è questo qua, che era un balsamo per capelli, una buona profumazione, ma anche questo non è che poi mi abbia districato molto bene i capelli, insomma non è un bocciato, però è un mi, ecco. Utilizzati i due campioncini, allora la maschera, la saponaria, quella forza per capelli, maschera per capelli effetto ristrutturante e stimolante, non mi è piaciuta né come maschera né come profumazione, non mi è andata a districare, a nutrire o idratare i capelli. E poi ho utilizzato questo shampoo all'enotera per capelli fini e fibrati di Mater Natura, ma che per me è un boh. Poi, passando a prodotti che invece cestino, allora, maschera acido glicolico peel off di Bottega Verde, inutile, freddissima sulla pelle, ma sinceramente non vedo nessun effetto, ce n'è ancora parecchia, ma non ha senso, me la devo andare a mettere per non avere risultati, morire di freddo non ha senso. Altra maschera che non ha senso di esistere per me è questa di Alchemilla, linea glicolica. Mi era piaciuto molto il tonico di questa linea. Questa maschera non fa per me perché non mi fa niente, non noto nessuna differenza, proprio nulla, nulla. Anche questa molto fresca, molto fredda quando la vado ad applicare, ma sinceramente non vedo alcun tipo di risultato sulla pelle, né in positivo né in negativo. Poi altre due mascherine che inutili sono queste qua in gel di Sien, linea Tropical Summer, questa al mango, questa al kiwi,
Anche queste fredde sul viso, in gel, non sono idratanti, non sono purificanti, profumazioni anche buone, ma non noto assolutamente niente. È come mettere dei cubettini di ghiaccio, ecco, a questo punto ci metto il ghiaccio sulla pelle. No. Ultimo prodotto che non riesco proprio ad utilizzare e che quindi cestino è questo, il calderone di Gaia, olio solido, shampoo, profumo monoi e vaniglia, ammorbidente e lucidante. Mi è piaciuto molto lo scrub per il corpo, insomma ci sono stati vari prodotti solidi di questo marchio che a me sono piaciuti. Questo shampoo, a parte la consistenza strana, che proprio sia profumazione spettacolare. Si va proprio a. Sembra quasi pongo, ecco. Non mi piace perché mi annoda tantissimo i capelli. Prima che si sciolga ci vuole un po', quindi i capelli si annodano ancora di più, si appiccicano tra loro e me li appesantisce, non mi si districano poi bene, mi prendono una piega strana. Ho provato a utilizzarlo, l'ho utilizzato anche parecchio, ma cioè, se deve essere un patimento, lavarsi i capelli non ha senso, mi porta via tanto tempo e quindi no. Mi dispiace perché la profumazione è buonissima, le altre cose che avevo provato di questo marchio mi erano piaciute, ma questo purtroppo per me è un no. Bene, quindi questo era il mio video super super veloce dei prodotti terminati o da cestinare di quest'ultimo periodo. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di quello che vi ho mostrato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!